Giulio Barbieri, lei è stata oggi la voce dell'imprenditore coraggioso ma anche realista in questo settore. Ma è necessario essere realisti perché in una situazione come questa non si può far altro che prendere coscienza di tutto quello che sta succedendo e cercare di reagire nel migliore dei modi. Ecco, la cosa, il realismo credo che sia diventato necessario. Forum Pulire ha messo insieme i suoi colleghi, i suoi competitors, ma ha anche chiamato in causa le istituzioni. Come vede questo faccia a faccia? Ma un faccia a faccia credo positivo, però comunque c'è ancora da lavorare tanto. E non solo sui faccia a faccia, ma anche sui riscontri oggettivi. Io credo che oggi la politica debba iniziare a dare dei riscontri a tutti, non solo agli imprenditori, ma anche alle famiglie e a tutti coloro che naturalmente vivono in questo paese. Perché comunque, come ho detto nell'ultima parte dell'intervento, oggi non ci possiamo più permettere che qualcuno rubi, perché l'economia è un'economia che ha bisogno di tutto. Lei però anche è fiducioso, ha detto siamo in un paese meraviglioso, dobbiamo valorizzare ciò che abbiamo. È meraviglioso perché quando viaggi ti scopri che sei un paese meraviglioso, quando vivi in Italia non lo vedi, non riesci a notarlo come veramente, quando andiamo fuori all'estero siamo persone che ha fantasia, ha senso diciamo delle cose e quindi l'italiano è un popolo che veramente è unico e quindi l'unica cosa che dispiace è che comunque ci facciamo sorpassare e naturalmente a volte anche deridere purtroppo da altri popoli che comunque non sono alla pari del nostro. In fatto invece di pulizia, l'Italia dal suo punto di vista come è messa? Male. Pulizia, credo che gli amministratori, se parliamo di pulizia urbana, debbano veramente cominciare ad aprire gli occhi e a vedere dove mettono i piedi. Perché l'Italia è un paese che neanche tanto i centri, perché i centri bene o male sono un po' lo specchio dell'amministrazione, ma la periferia è veramente degradata. E quindi la pulizia deve essere un qualche cosa che deve essere fatta, ma deve essere insegnata.